castello di Saumur sorge su un'altura che domina la città e la Loira, circondato da bastioni e fossati. Alla fine del XV secolo furono trasformati gli interni, che ospitano il Museo delle Arti Decorative con oggetti medievali e rinascimentali. L'aspetto attuale si deve a Luigi I d'Anjou, che dal 1376 aggiunse alla fortezza il mastio e le slanciate torri poligonali. Scendendo in città domina Place de la République il gotico rinascimentale dell'Hôtel de Ville con cinquecentesche torrette e coronamento di merli. Alle sue spalle si dipanano le viuzze del centro storico con case a graticcio e palazzetti con balconi in ferro battuto. Saumur, già celebre per la scuola di equitazione di Francia, deve la sua notorietà anche al vino prodotto da vigne che guardano la Loira ed invecchiano in cantine scavate nel tufo.